Aide, vuoi che ti porti dell'altra cioccolata calda? La tua ragazza è in ritardo? Sì, è in ritardo, ma come al solito. Beh, sai dove trovarmi. Oh, Aide, scusami, scusa per il ritardo. Ma come mai? Sei sempre in ritardo, Unicorn. Ma scusami, ma le mie sorelle mi hanno fermata. Non riuscivo proprio a togliermele di dosso. Ragazzi, volete ordinare, scusate? Sono arrivata nel momento meno adatto. Serena, ma tu lavori alla pasticceria? Era da tanto che volevo cambiare lavoro, avere una vita normale, quindi eccomi qui, alla pasticceria. Oh, caspita! Hai rinunciato a molto, è stato un bel cambiamento. Già, è stato proprio un bel cambiamento. Ma sono contenta. D'accordo, allora io prendo un cornetto caldo alla crema e della cioccolata calda. E tu, Aida, vuoi qualcos'altro? Beh, anch'io un cornetto, ma alla marmellata. D'accordo. Wow, è strano vedere Serena qui, Beh, Aida, ora me lo dai un bacio. Papà! Oh, caspita, non si può proprio stare tranquilli! Ciao, Craftini, sono Ti va Ale. di vedere come ho creato questa pasticceria? L'ho fatto riciclando alcuni elementi. Delle Yula! Delle graziosissime doll da collezione. Ecco qui la meraviglia! Qualcuno ha voglia di un dolcetto? Lo so che siete golosi anche voi. Grazie a RoLife che mi ha inviato questo set. Se siete curiosi e volete sbirciare il loro sito, vi lascio i riferimenti nell'info box. Ma ora vediamo questi deliziosi Una dessert. scatolina. Sono confezionati benissimo. Qui c'è scritto chocolate. Ma ci sono tutti questi Se mi personaggi. conoscete bene, beh, saprete che conserverò pure queste scatole. Quindi cerchiamo di non romperle. Perfetto. Dentro abbiamo il personaggio, nascosto per non rovinarci la sorpresa. È un personaggio che richiama i mirtilli, ma avete visto che ha il broncio? Guardate che qualità! È bellissima! La chiamerò Mirtilla. Dentro abbiamo anche la base d'appoggio e appunto il segnalibro. Beh, io lo userò come segnalibro, in realtà è la sua card. Ma ovviamente riciclando tutto, utilizzerò pure quello. Se ben vi ricordate, vi avevo già mostrato dei personaggi simili e avevo creato lo stand proprio con queste scatoline. Eccoli qui, fanno sempre parte del mondo RoLife. Io le adoro. Ma ora abbiamo dei personaggi a tema dolcetti, quindi apriamoli tutti. Si tratta di blind box, quindi è sempre una sorpresa. Non si può scegliere chi c'è all'interno. No, vabbè, ho trovato la mia preferita. Adoro! Guardate com'è fatta! Questo merita un'inquadratura ravvicinata. Allora, da notare la sfumatura dei capelli. Non ho mai visto una qualità del genere. Ha un paro orecchie fatto a nuvolette con l'arcobaleno. Il suo costumino è delizioso, sta giocando con un arcobaleno e qui ha tanti dolcetti. È appoggiata su una soffice nuvoletta, ma penso stia facendo ginnastica. Forse ha mangiato troppo. Sono adorabili. Ed ecco qui, si chiama Rainbow Gummy. Bellissimo. Ora vediamo un po' chi c'è qui. Chissà se completerò la collezione. Oh, wow! Ma avete visto? È cioccolata con panna e fragole e ha le mutandine di cioccolata! È troppo bella anche lei con il broncio. La base d'appoggio, come sempre, è il segnalibro. Si chiama Chocolate. Ecco qui, un'altra. Apriamo. Questa è una caramella gigante. C'è una caramella trasparente. Che bella, è bellissima. È fatta davvero benissimo. Guardate, ha persino il dettaglio dei cuoricini sulla pianta dei piedi. Fenomenale. Ed ecco, base d'appoggio. E lei si chiama Fruit Candy. In tutto sono sei, quindi qui ne ho quattro. Speriamo di non trovare doppioni. Vediamo un po'. Qui? No, ma sono una più bella dell'altra. Questa è sopra un macaron con tutte queste decorazioni, non ci posso credere. Ok, mi sento davvero di consigliarvele, anche se volete fare un regalo, perché sarà davvero speciale. L'unica cosa che vi dico è di ordinarle in tempo, perché ci vuole abbastanza per farle arrivare in casa. Quindi organizzatevi, insomma, sta tutto nell'organizzarsi. Guardate la glassa qui sopra, il fiocco che sembra una caramella gommosa.
cremosa, ha molti dettagli. E poi i colori, voglio farvi notare i colori sfumati e metallizzati. Lei si chiama Macaron, ovviamente. Ed ora l'ultima. È un peccato che siano finite. Ecco qui. No, ma anche questa è strepitosa! Guardate il berrettino, è un orsetto! E lei che cos'è? Una ciambella! Oh, guardate il culetto! Ha persino la coda dell'orsetto! Come bracciali ha delle ciambelle! Queste mini doll da collezione sono fantastiche! Da esporre in una vetrina o in camera, insomma! Questa quasi quasi la terrei sul comodino! Non abbiamo visto il suo nome! Lei è Donut, insomma ciambella. Il nome della linea è appunto Yula Yoga Dessert. Ecco perché stanno facendo yoga, vedete, sono in delle posizioni particolari. Non lo avevo capito, ma stanno tutte facendo ginnastica, o meglio yoga appunto, vedete. Anche questa, ecco perché hanno il broncio, perché stanno facendo fatica. Ora si spiega tutto. La vostra preferita tra queste qual è? La mia è questa. Avrei pensato quell'arcobaleno, ma dopo che ho visto questa, questa la eleggo a mia preferita. Ma sono tutte meravigliose. Ed ora vi lascio al tutorial. Creiamo una piccola pasticceria. Per le mie storie voglio iniziare a creare una piccola città in miniatura. Il progetto è ambizioso, me ne rendo conto, ma sarà divertente. La prima cosa che voglio creare è una pasticceria. Un negozio che venda torte, dolci per le feste. E per i matrimoni, attenzione. Prendi una confezione, questa è dei cornflakes, quindi ricicla una scatola. Come vedi non è molto larga, io voglio contenere lo spazio, quindi questa dimensione va benissimo. Disegna una porta, traccia la forma di un rettangolo, in questo modo. E qui traccia la forma di una finestra, o meglio una vetrina. Ed ora taglia il tutto. Puoi usare una forbice o un taglierino, come vai meglio. Ecco fatto, abbiamo un ritaglio. Prima di fare qualsiasi cosa andiamo a decorare la parete interna. Ci servirà quindi la scatola aperta. Voglio fare la parete interna azzurra. Tu scegli il colore che preferisci. E poi incolla il foglio qui dentro. Sempre lì sotto voglio mettere una strisciolina decorativa rosa. Taglia una strisciolina. Questa strisciolina la voglio decorare. Quindi prendi un pennarello nero e traccia una linea. Ed ora con l'azzurro disegna delle rose, in questo modo. Disegna le distanziate lungo tutta la linea. Ed ora con il verde fai le foglie alle rose. Ed ora incolla all'interno questa strisciolina. Ho rivestito anche le parti laterali. Ora dipingi il pavimento. Io uso il bianco. Ricicla questa scatolina. Chiudila qui, fissala con lo scotch. Rivesti questa parte con un foglio o semplicemente dipingila. Metti delle striscioline colorate qui. Puoi incollare. Io voglio lasciare che si intraveda questa parte colorata perché comunque il disegno mi piace. Le basi delle nostre doll possono fungere da vassoi da mettere qui sopra, oppure si può costruire un piccolo tavolino, magari mettendo una cannuccia qui sotto. Ora dipingi l'esterno. Io lo farò bianco. Fai più passate in modo da coprire tutto, oppure incolla una carta. Ora rifinisci il contorno delle porte e finestre con delle striscioline. Io scelgo il rosa. Prendi del cartone e rivestilo. Incolla ora la base. Taglia una strisciolina nera ed incollala qui. Rivesti anche il tetto di nero. Al centro appendi l'insegna. Si chiamerà Yula. Qui, su questo segnalibro, puoi creare il tuo menù. O meglio, il menù della pasticceria. Taglia una cannuccia ed incollala così, in modo che regga il menù. Ora taglia tante piccole striscioline. La taglia una strisciolina più grande. Su questa strisciolina vai a incollare tutte le altre, un po' distanziate. Qui sopra incollane un'altra. Ed ora hai una ringhiera da poter incollare. Si può dire che questa pasticceria abbia preso forma. Mancano ancora giusto le ultime cose. Metti qualche pianta decorativa. Queste sono piante finte che avevo in casa, ma puoi sostituirle con del rosmarino. È più facile da trovare e meno costoso. Questa struttura mi piace davvero molto e la riterrei completa. Ma abbelliamo ora con ciò che abbiamo in casa. Mettiamo un tavolino con le sedie. Sta perfettamente. E poi qualche dolcetto. Una torta. Dei croissant appena sfornati. Altri dolci. Dei biscotti. Sul tavolo prepariamo delle tazze.
e per chi vuole c'è anche il latte. Abbiamo creato davvero un bel playset. Oh, anche è un modo carino per esporre queste doll. In fondo, beh, sono delle mangione, no? Sistemiamole. Ehi, ti sei fatta male? Oh, che botta! Scusami, sono stata io a rovesciare i tavoli. Ehi, ma non ti preoccupare, non è successo nulla, guarda, lo rimetto a posto. Perdonami, ma avevo sentito un buonissimo profumino di dolci, non ho resistito. Poi sai com'è andata a finire, sono caduta. Io adoro i dolci, mangerei sempre tanti, tanti dolci, qualsiasi gusto. Beh, ecco, te ne posso offrire uno. No, sono a dieta. Oh, beh, questa è bella. Che personaggio buffo. Beh, mettiamo a posto.